anche il nostro direttore Luca Levati. Buongiorno direttore. Perché ti sento che sembra che arrivi dall'oltretomba? Senti com'è bella presente la mia voce. La sua no. Così dobbiamo meglio. Sistemare il microfono. No, deve parlare nel microfono. Devo parlare che nel se microfono. Parla così perché deve sono fare... a favore di telecamera. Esatto. E poi mi piace stare un po' di smorfiosa di non si quarti, sente. Di tre quarti mi piace stare. Ma si può. Vabbè, ma queste sono. Cioè, a me uno o due volte a settimana tocca venire qui e subire queste robe qua. Buongiorno. Meno male che Paolo Pasi c'è. Che fa la parte seria. Che bello. Buongiorno. Beh, non lo so. Buongiorno, ciao. Paolo. Giornalista, scrittore, Allora, tanto così lo vedo anch'io, grazie se mi gira. Giusto, anziché perché lei ce l'avrebbe alle spalle, ma adesso. E non posso girarmi giustamente, e vederlo. Giustamente, se no fa lo smorfioso anche lei, eccolo qua. Per un libro stupendo, ci è piaciuto proprio tanto. A me è piaciuto, Paolo. Non l'ho finito e lo finirò nei prossimi giorni, perché sai come sono anziano come te, e a una certa ora quando comincio a leggere crollo. Cioè non reggo più nemmeno i film, figuriamoci leggere un libro. Però L'estate di Bob Marley 1980 mi è piaciuto, diciamo nella prima parte quella che ho letto, perché racconta, come dire, non tanto il concerto, no? Ma il concerto in quanto evento, e racconta un po' di fatto quegli anni lì. Perché, come dire, sì. Hai usato questo escamotage interessante, ce lo vuoi raccontare tu? Ma certo, grazie dell'invito. Diciamo che l'idea è di raccontare una storia partendo dal concerto, che avrà poi un ruolo chiave naturalmente, ma nasce questa idea da un rimpianto musicale, no? Forse una delle poche cose che ho rimpianto, cioè quella di non essere andato al concerto di Marley. E allora ho deciso di trasformare, come spesso accade nella vita, no? Questi rimpianti su cui rimuginiamo spesso, in un'opportunità di scrivere un romanzo per ripercorrere in realtà le settimane che seguono il concerto di Marley, quel periodo che appunto è un'estate che poi culmina nell'autunno, in cui accadono tantissime cose importanti, molte tragiche per l'Italia. Quindi è un romanzo intessuto di riferimenti musicali, ma anche di richiami storici, primo tra tutti quanto accaduto a Ustica la notte del 27 giugno dell'80, cioè la sera sera del concerto, passando poi per la bomba alla stazione di Bologna, 2 di agosto, le prime incrinature nel muro di Berlino con la protesta di Solidarnosc, l'avvento della TV commerciale a settembre con la nascita di Canale 5, e poi questo durissimo scontro sindacale che si consuma a Torino ai cancelli della Fiat, che vede la sconfitta del movimento sindacale con la marcia dei 40.000 a metà ottobre. Tutto questo viene vissuto in un viaggio a ritroso dal protagonista, che si trova sbalzato indietro nel tempo. Beh, è molto divertente, devo dirti, Paolo, l'escamotage, perché a parte che uno, se più o meno la nostra età, si ritrova in tutto, cioè quella roba che, no, anche perché poi non le dai, le abbiamo date per scontate in qualche modo, no? Però c'è una serie di cose banali che non utilizziamo più da almeno 20 anni, no? E nel libro ci sono un po' tutte, le abbiamo, come dire, lasciate alle nostre spalle, però hanno fatto parte diciamo costantemente, quotidianamente, della nostra vita. Ma diciamo che per evitare un approccio didascalico alla storia, io ho scelto di far sì che il protagonista non sia consapevole di essere tornato indietro nel tempo. Lui pensa di aver sognato una vita adulta che gli ha raccontato un futuro che non ha mai vissuto. Si ritrova ventenne nel suo letto, all'improvviso, dopo un attacco di panico, no, da 45enne, ritorna ad avere 20 anni, pensa di aver sognato questa vita adulta, ma subito la storia, che scriviamo con la maiuscola, gli presenta il conto. Ustica ha un effetto di déjà vu. Dice: ma come? Al fratello dice: ma è caduto un altro aereo a Ustica? E il fratello dice: ma quale altro? Cioè, oppure delle strane interferenze dal futuro, no? Quando chiamano un amico che ha i biglietti per il concerto di Marley, dice: prova a chiamarlo sul cellulare. E fratello maggiore gli dice: perché? Dici che l'hanno arrestato, perché ovviamente il cellulare era quello, il cellulare in quegli anni lì era quello della polizia, non ce n'erano altri di cellulari, giusto? Ma in realtà poi anche questo concerto diventa la seconda chance che cambia la vita del protagonista Pietro, perché poi conosce questa giovane Elisa, pianista, ma anche una giovane attratta dalla prospettiva di un cambiamento rivoluzionario che lo attirerà in qualche modo. Ci nasce un rapporto d'amore, ma molto intenso e passionale, ma anche molto pericoloso, perché qui ci troviamo proprio negli cosiddetti anni di piombo, per cui c'è una contrapposizione frontale tra una parte del mondo giovanile, frammentata tra l'altro in tante sigle di appartenenza, e lo status quo, che poi è costellato, come abbiamo detto, anche di stragi che si consumano in quello che, per usare un eufemismo, è il mistero, no? Nelle sabbie
delle tante inchieste, come dire, che non sono approdate a nulla, ma che piano piano poi negli anni a venire riveleranno degli squarci, riveleranno dei frammenti, diciamo, di verità. Quindi l'inquietudine del mondo giovanile è attestata nel rapporto con la musica, con i concerti, con le manifestazioni e anche per una parte, come Elisa, dall'attrazione verso un'idea di lotta armata, dalla quale Pietro cercherà di salvare in tutti i modi, perché è consapevole di avere una precognizione del futuro, no? Cercherà di, in qualche modo, attraverso anche il richiamo della musica di Marley alle sue canzoni, di sottrarre Elisa da questo destino. Ecco Paolo, ne abbiamo parlato ieri, tra l'altro ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi, ma anche con Cabrini proprio ieri, sul fatto, ad esempio, che il mondiale dell'82 è stato molto di più che, come dire, la vittoria del mondiale, no? In Italia, e probabilmente, facendo un parallelo, il concerto di Bob Marley è stato molto di più di un grande concerto, cioè quel concerto lì ha rappresentato, come dire, un po' lo spartiacque, no? L'inizio dei grandi eventi, se vogliamo. Sì, hai detto bene, perché secondo me è un concerto che un po' quasi definisce una sorta di sospensione rispetto al proprio tempo. Chiude un periodo agitato, turbolento, i concerti non finivano quasi mai senza incidenti, 100.000 persone radunate a San Siro invece assistono a qualcosa che è più un happening, no? Una notte di luna piena, una giornata rovente che si consuma, diciamo, nella nebbiolina di San Siro, che non ha niente a che vedere con la nebbia atmosferica, ma è quella determinata dal fumo, e con tantissimi accendini accesi, le fiamme illuminano San Siro e non sono ancora quelle degli smartphone. Eppure questo concerto è un po' una bolla sospesa, come se il ritmo in levare del reggae, che definisce quasi un ritmo anticonvenzionale rispetto al tempo, definisse una ribellione al tempo canonico. La controprova qual è? Che se possiamo farla ogni giorno questa controprova, no? Fare una piccola ricerca. Chiediamo a un ventenne se conosce Marley e chiediamo a un ventenne che cosa ricorda di Reagan, Giscard d'Estaing, uomini politici che erano al massimo del potere in quel periodo. Evidentemente le risposte, secondo me, io l'ho fatte poi nelle tante presentazioni, domande del genere, noto che i giovani sicuramente conoscono Marley, molto meno sicuramente conoscono gli accadimenti e ma soprattutto i protagonisti che si chiamavano potenti all'epoca, no? Sì Paolo, scusi, non l'abbiamo detto, ma il libro è una riedizione, era già stato pubblicato in precedenza. Sì. Che ha la sua importanza storicamente, diciamo. Beh sì, diciamo, io ho fatto all'epoca un lavoro molto minuto e dettagliato, di quasi un reporter del passato. Quello che mi ha portato a cercare di riproporlo in una versione lievemente aggiornata, però è stata proprio questa idea che, a parte il quarantennale, l'anniversario, ahimè a maggio poi ci sarà l'anniversario, anche il quarantennale della morte di Marley, però è stato proprio anche questo grado di, secondo me, di attualità, in negativo per contrasto. Pensiamo a 100.000 persone adesso radunate in uno stadio e pensiamo cosa stiamo vivendo. Ed è questo, diciamo, un po' il senso della mia introduzione alla nuova edizione, no? Cioè, io ho raccontato quello che ho provato nei primi giorni del lockdown e il desiderio intenso di ritornare sui miei passi di questo romanzo. E all'epoca il termine assembramento faceva pensare a una norma di polizia, come il termine cellulare, no? Oggi dobbiamo convivere con questa dimensione e più che mai nelle pagine dei giornali siamo testimoni di una crisi profonda in cui versa tutta la parte che dà linfa vitale ai nostri sogni, la musica, il teatro, la cultura, e quella parte che ha più pagato un prezzo pesante dopo quello, diciamo, del sistema sanitario e dei suoi operatori. Per cui penso che sia giusto anche tributare, per quanto mi riguarda, spazio ancora a un romanzo nel quale ho cercato di espandere un po' questa dimensione dell'emozione del sogno calata, diciamo, in quegli anni lì, nel 1980 in particolare. Paolo, se stai con noi in collegamento ti facciamo una sorpresa. Sì. Abbiamo trovato l'audio, credo anche addirittura il video, solo l'audio, perché infatti non c'è, del concerto di San Siro. Cioè, quindi adesso ascoltiamo un pezzo clamoroso in quella versione lì di quella sera. Era il 1980, il 27 giugno 1980. Allora sì, c'è l'audio di tutto il concerto, ho trovato, sì. Un'ora e 33, che non è nemmeno una durata brevissima, no, per un concerto. Dato che non ha una qualità audio incredibile, certo, sentiamo 30 secondi e poi passiamo a Jammin. Ok, perfetto. Ok, sentiamo. Grande pezzo.
Se no, è venuto proprio un flash, cioè mi sono visto con i capelli lunghi, con la barba ancora nera, di quel attaccato, concerto, come dire, alla ringhiera, perché c'era all'epoca, a San Siro c'era la ringhiera, ero nel, come dire, nel bordo campo praticamente, perché i concerti si dovevano vedere davanti il più possibile. Insomma. Ascoltiamo anche Gemina adesso, certo. Resta con noi, Paolo. Resta con noi Paolo Pasi per il suo libro L'estate di Bob Marley 1980. Bob Marley, Mattino Lombardia, prosegue con questa chiacchierata su un libro stupendo, vero direttore, che parla di un concerto che... L'estate di Bob Marley 1980, sì. Paolo Pasi è con noi, l'autore. Paolo, ci stavi facendo vedere, diciamo, fuori onda, ecco, la memorabilia del... Guarda. Ho pensato perché vi ringrazio di questo regalo. Questo io è il bootleg del concerto. Bootleg era la registrazione ovviamente pirata. Io me lo sono procurato perché volevo per prima cosa fare in modo che di calarmi, diciamo, nell'atmosfera di quella notte, di quella sera. Quindi poi ho ascoltato attentamente, a occhi chiusi, sdraiato sul divano, tutto il concerto. Intanto componevo la pagina che è il capitolo, insomma, in cui Pietro andare al concerto e assiste al concerto insieme a questa ragazza che ha conosciuto da pochissimo. Certo, l'audio è disturbato, però si entra veramente, no? Soprattutto attraverso questo canto quasi ipnotico, questo canto femminile che introduce Marley, e a un certo punto si sente l'arrivo di Marley con il primo brano in scaletta, che è Natural Mystic. E anche perché, come dire, il reggae, come dire, faceva il suo ingresso in Europa proprio in quegli anni, sì. Perché io mi ricordo ad esempio di Gemini, ho comprato 45 giri, non avevo i soldi per comprarmi l'album, per cui, diciamo, la nostra generazione l'ha vissuto pienamente quel concerto lì, anche per questo motivo. Paolo, dobbiamo ringraziarti che siamo in chiusura. Io ringrazio voi, grazie a voi. È sempre un piacere. L'estate di Bob Marley 1980, Paolo Pasi, ve lo consiglio perché soprattutto, diciamo, quelli che hanno una certa età, che hanno vissuto il concerto, ma anche quelli che, come dire, avranno modo di scoprire cosa è successo in quegli anni, insomma. Giacabucca editore, diciamo anche. Io purtroppo ero troppo giovane, direttore. Se no, sarei venuta anch'io. Grazie Paolo, è sempre un piacere. Grazie, grazie a voi. Al nostro direttore Luca Levati.